Buongiorno ragazzi, come state? Allora, oggi abbiamo un ospite. Abbiamo un ospite, si chiama Chiara Canoci e è una sportiva e ci parlerà dello sport che ama e che pratica, ovvero jumping rope. Che cos'è? È quello che normalmente si conosce come salto della corda, ma non è quello che vi è venuto in mente subito come prima cosa, cioè non è il mettersi lì tac 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 e basta, e no, cioè vi assicuro. Conosco lei perché è la mia istruttrice in palestra, l'ho vista qualche volta saltare. E ho visto anche alcuni suoi video, infatti poi vi lascio qua sotto tutti i suoi contatti, ha anche lei un canale YouTube a cui vi invito ad iscrivervi, oltre ad iscriversi a questo canale ovviamente. E vi dicevo, non è semplicemente il saltare la corda, è proprio è quasi una danza, diciamo, è qualcosa di più. E vabbè, inutile che io ve ne parli quando può benissimo farlo lei, che lo sa fare molto meglio di me. E quindi, vai Chiara! Ciao ragazzi, io sono Chiara e ringrazio tantissimo Luca per avermi invitato alla sua colazione col Covid-19. Allora, ho conosciuto Luca in palestra, la palestra che lui frequenta e dove io lavoro, ovvero la palestra Officina del Benessere di Stradella. Quindi, come potete intuire, io mi occupo di attività fisica, di fitness e pratico ed insegno una nuovissima disciplina. Questa disciplina si chiama jump rope, ovvero tradotto e salto con la corda. Ma non è quel salto con la corda che tutti conoscono, cioè non è quel salto base che si vede effettuare per esempio i pugili, ma racchiude in sé tantissime tecniche e salti particolari e proprio per questo si è affermato come una vera e propria disciplina a livello mondiale. Ma purtroppo in Italia non si conosce quasi per niente. Infatti io sono uno dei pochi istruttori che lo insegno. E come vedete ho una corda abbastanza particolare e strana mai vista. Quindi, perché vi parlo di questo? Perché intanto mi piacerebbe che ognuno di voi conoscesse questa novità, ma anche perché, dato il periodo e dato che siamo bloccati in casa, la corda potrebbe venirci in aiuto, ci potrebbe aiutare a muoverci anche in un piccolissimo spazio della nostra casa, anche in 2 metri quadri. E niente, quindi vi assicuro che è veramente divertente sia per gli adulti che per i bambini. In più è un'attività cardio fantastica e ci permette di effettuare un'attività total body. Spero di avervi un attimo incuriosito e adesso passerò a mostrarvi qualcosa. Prendete una corda, quella che avete, nessun problema, e iniziamo a provare qualcosina partendo dalla base. Cerchiamo sempre di mantenere i nostri gomiti a livello delle ultime coste, gli avambracci più giù con le mani che tendono verso avanti. E addome attivo e il salto che verrà effettuato, ricordate, sugli avampiedi, ok? Non su tutta la pianta del piede. Primo step, provare a bloccare la corda sotto la pianta dei piedi e farla andare dietro. Questo è proprio il primo esercizio per imparare a utilizzare i polsi, gli avambracci e non le spalle. Ok? Da qui provare a saltare anche rallentando un po' il ritmo. Ok. I salti bassi possono essere fatti anche in 1 minuto, in 30 secondi o addirittura anche un allenamento continuo si potrebbe fare anche di 5 minuti, anche 10 per chi vuole provare.
Ovviamente non esiste solo il salto basso, come vi dicevo, ma c'è tanto altro. Per esempio, oscillazione della corda lateralmente, salti a gambe alternate, incroci, da volante, ovvero due giri della corda con un solo salto. Poi anche i burpees con la corda esistono. E tanto altro. Spero di avervi incuriosito, come già dicevo prima, e perché no, potreste provare ad effettuare i salti che vi ho mostrato all'inizio, ma anche in un circuito. 30 secondi salti base, 30 secondi gambe alternate, 30 secondi incroci e provarli per più volte. Oppure anche fare dei salti base per 5-10 minuti con una pausa e poi continuare almeno per una mezz'ora. Ringrazio ancora Luca per avermi invitato e vi lascio con l'augurio che tutto questo finisca presto e che vi possa incontrare e rivedere in palestra. Ciao! Grazie Chiara, grazie mille per averci fatto conoscere questo sport e che probabilmente in tanti pensavano di conoscere, ma in realtà non lo sapevano, e me compreso. E come anche probabilmente in tanti non sanno perché si usa quella corda. Anch'io non lo sapevo, gliel'ho chiesto, me l'ha spiegato e lo faccio spiegare a voi da lei, lasciandovi qua sopra, qua, il video in cui ci spiega perché si usa quella corda. E quindi buona giornata! Iscrivetevi al suo canale, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo domani per un nuovo appuntamento in cui vi parlerò di musica, domotica e cose belle. A domani, ciao a tutti, buona giornata!